Ed ecco in pista sulla linea del traguardo Beghezzo e Bench. Ecco Ron Bench che si classificò secondo nel 64 a Parigi in finale contro Maspes e che ora ancora in finale incontra un atleta duro. Eccolo qua Beppe Beghezzo, sorretto dal commissario tecnico dei professionisti Erminio De Leoni. È la seconda prova della finalissima, primo e secondo posto velocità professionisti. La prima prova è stata vinta da Beghezzo. Conduce Bench. Sempre Bench in prima posizione. Nella prima prova non sono valse le astuzie dell'australiano. Beghezzo in forma smagliante ha piazzato una delle sue potenti volate, ha saltato nettamente Bench che è giunto rialzato. Aumenta l'andatura Beghezzo, scatta Beghezzo. Tenta di resistergli Bench, Beghezzo è passato all'interno, Bench non riesce neppure ad agganciarsi alla ruota di Beghezzo, Beghezzo entra nettamente in testa, Beghezzo netto, Beghezzo è ancora campione del mondo, è la seconda maglia iridata conquistata dai professionisti italiani in questo campionato mondiale. Bench, che con le sue astuzie era riuscito a eliminare Pettenella e Gagliardoni, nulla ha potuto contro la strapotenza di Beghezzo, che per il secondo anno consecutivo si è qualificato come il miglior sprinter del mondo. Beghezzo e Faggin, i nostri due alfieri nell'inseguimento e nella velocità, hanno mantenuto fede al pronostico che li dava come netti favoriti. Ecco la classifica finale del torneo iridato velocità professionisti: primo Beghezzo, secondo Bench, terzo Gagliardoni, quarto De Backer. Ecco Rodoni. Oggi finalmente, dopo tante delusioni, dopo tante amarezze, in questa giornata conclusiva gli azzurri hanno dominato il campo in queste due ultime specialità. Ecco la medaglia d'oro a Beppe Beghezzo. Medaglia d'argento a Ron Bench. Medaglia di bronzo a Sante Gagliardoni. Roncaglia è il più anziano di questo quartetto, era partito come numero uno dell'inseguimento individuale. Notate la disposizione del quartetto tedesco, si è disposto in diagonale mentre i nostri quattro azzurri partono in linea orizzontale. 10 giri e Roncaglia che parte in testa. Inquadrati gli azzurri. È la finalissima, primo, secondo posto in seguimento a squadre. Vantaggio per la Germania. Conduce Chemello, in seconda posizione Pancino, terzo è Castello, ultimo è Roncaglia. Cambio di Chemello.
ancora vantaggio leggerissimo per la Germania. Sulla destra l'Italia. Vantaggio per l'Italia. Sulla destra ora la Germania. Vantaggio per la Germania. Sul rettilineo delle tribune, vuol dire destra l'Italia. Vantaggio per l'Italia. Vantaggio per la Germania. Sulla destra gli azzurri. Non ha funzionato questa volta il segnalatore. Ecco gli azzurri. Parità. Azzurri in vantaggio. Ancora parità. Ora vedrete i tedeschi sulla destra del teleschermo. Ora gli azzurri sulla destra del teleschermo. Vantaggio per gli azzurri. Vantaggio per gli azzurri. Azzurri sulla destra del teleschermo ora. Il vantaggio degli azzurri continua ad aumentare. Eccoci all'ultimo giro e Roncaglia che fa l'andatura, Chemello, Pancino e Castello. Il nostro quartetto è impegnatissimo. Lo vedete sulla sinistra del teleschermo, sulla destra appare ora il quartetto tedesco che ha perso un uomo. Vantaggio per l'Italia, sprint finale e gli azzurri alzano il braccio in segno di vittoria. È la prima volta che il quartetto azzurro conquista la maglia iridata in questa specialità. Ecco, dall'alto in basso vedete Castello, Chemello, Roncaglia e Pancino. Una soddisfazione che Guido Costa meritava. È il suo capolavoro questo della composizione del quartetto, un quartetto nel quale ha inserito un velocista e che è riuscito a superare in finale la fortissima squadra tedesca. Un quartetto di recente composizione, ma che ha dato risultati insperati. Ve li ripresentiamo: da sinistra Castello, Chemello, Roncaglia, capitano della formazione e il più anziano, che dopo tante delusioni, dopo tanti secondi posti, riceve ora finalmente l'abbraccio del commissario tecnico Guido Costa. Ancora in trionfo il clan azzurro che ha invaso la pista. Baci e abbracci fra riserve e titolari.
una vittoria che ci voleva, una vittoria che ha rivalutato in campo internazionale il nostro ciclismo dilettantistico. Un lavoro duro e difficile per il nostro commissario tecnico, che è riuscito finalmente a portare gli azzurri al primo posto nella graduatoria mondiale di L'Italia chiude i mondiali di ciclismo su pista con 3 medaglie d'oro e 3 di bronzo. Beghetto, già oro nella specialità nel 1965, si imporrà anche nel 1968 ai mondiali su pista di Roma.